Prego. Ma insomma, alcune cose, tanto sulla cosa principale, tra 8 giorni sarà la vigilia di Natale e c'è gente in questo paese che ha bisogno di organizzarsi se per esempio deve andare in Sicilia, in Calabria, quindi pensiamo anche a chi in questo momento vive un dramma, perché di questo parliamo, perché basta organizzarsi per andare in Sicilia. Uno deve fare il tampone 48 ore prima, dopodiché viene ammesso in Sicilia, quindi c'è un controllo rigoroso. Allora ci si può organizzare, il buonsenso si può applicare, perché se invece si applica la logica dei semafori delle regioni, ma il semaforo impazzisce, succede quello che succederebbe in strada, cioè gli incidenti ai menti. Però montani. Scusa, fra quindi... Tojanni, mi scusi, ha detto una cosa ben precisa, ha detto secondo me, dato che ci sono centinaia di morti tutti i giorni, anche sta fissazione di passare Natale in famiglia, quest'anno anche no, cioè sono molto netto, ha detto vabbè, quest'anno ci sacrifichiamo tutti. Con tutto il rispetto, non si tratta di avere fissazione, di non avere rispetto per la morte, non c'entra veramente nulla. Si tratta soltanto di avere, come dire, un minimo di delicatezza umana, perché ci sono persone di 80 anni che stanno da sole, che magari hanno avuto un lutto, che magari hanno un figlio o una nipote, che hanno il diritto di passare il Natale in serenità con loro, con le condizioni sanitarie apposte, si fa il tampone 48 ore prima, ci si organizza negli aeroporti con il gazebo per fare i tamponi e si consente a un cittadino di questo paese insicuro senza fare il rave party o l'assembramento di fare possiamo, Natale possiamo fare dire una cosa sul buon senso, poi è una cosa impossibile da fare. Allora un secondo solo, fratello.